Allora, sono Massimo Bracconi, lavoro da circa 20 anni per Nordica, ricerca e sviluppo, quindi test, tutta quella che è la parte sci e scarponi, e in questo momento, essendoci anche un po' il momento della parte freestyle, mi occupo dello scouting e della gestione del team international di Nordica. Categoria fai raro, l'anno scorso ho fatto un successo con i maestri di sci, avevamo l'80 e il 74, abbiamo ampliato la categoria inserendo nell'80 il modello con la piastra EDT, rimane il 74 più stretto, novità è l'84, quindi fai raro 84, uno sci molto prestante. Il fatto anche di avere una stabilità per il centro è molto più largo, ma per ovviare a questo abbiamo inserito la punta che usiamo in gigante, quindi la punta che usiamo in gigante ci permette di avere un'entrata in curva molto facile, la sua geometria ci aiuta proprio nell'entrare in curva, piastra EDT per togliere la torsione, e la nuova piastra è attacco Evo, è una piastra non integrata, ma come negli altri modelli abbiamo spostato il punto di montaggio avvicinato sotto la punta dello scarpone, e con questi due viti dietro e avanti la piastra risulta molto diretta, e quindi abbiamo grossa prestazione da parte dello sci, che pur essendo 84 e quindi largo è molto facile da girare. Doberman GSR, abbiamo fatto lo sci praticamente GSR, chiamiamolo da negozio, poi esiste il World Cup, però praticamente hanno le stesse caratteristiche, l'unica caratteristica sono solo la durezza dei materiali. Allora, nel caso del GSR che troverete in negozio, abbiamo introdotto la piastra EDT. Quindi dallo sviluppo dello scarpone abbiamo riportato la piastra EDT sullo sci. Funzione della piastra EDT è quella di eliminare le torsioni laterali dello sci, quindi questo. Abbiamo lo sci che rimane molto elastico, quindi con i materiali riusciamo a mantenere l'elasticità dello sci, quindi uno sci facile per tutti, ma nel momento in cui abbiamo un lavoro degli spigoli abbiamo una tenuta laterale. Questo è messo, se volete, insieme alla punta. La particolarità della punta non è diciamo una forma dedicata al design solo per bellezza, ma abbiamo spostato il punto d'appoggio degli sci, quindi con una punta tradizionale lo sci avrebbe avuto la sua curvatura da questo punto, e quindi perdevamo una parte di sci che è molto importante nella fase di curva, nell'inizio curva. Di conseguenza in questa punta abbiamo spostato in avanti il punto di contatto degli sci, la punta viene tagliata perché logicamente per una questione di normative, l'altro dire, abbiamo importante cambiato una piastra che deriva da quella del racing, quindi con un montaggio molto più deciso sullo sci, elimina tutte le torsioni, attacco nuovo, quindi l'insieme fra attacco, piastra e sci è in questo momento quello che usiamo. Allora, sono Carli Giampietro, seguo lo Scaldi di Nordica, sono qui a presentarvi il nuovo sci che presenta Nordica in collezione quest'anno, il Transfire. Il Transfire, uno sci dedicato al Gran Turismo. Uno sci che dovrebbe permettere, attraverso il Profile Intuitive, un sistema che poi vi spiegherò, di facilitare quella che è la sciata e portare in evoluzione lo sciatore. Allora, lo sci è rocchettato, quindi facilita molto la guidabilità. Il punto di contatto più largo è stato spostato leggermente più indietro, in modo che lo sci sia più intuitivo in fase di presa di spigolo. Viene proposto con la nuova piastra sviluppata da Nordica, la Evo, una piastra che permette allo sci la massima flessibilità, una piastra neutra e che caratterizza e valorizza tutte quelle che sono le caratteristiche di questa costruzione. La collezione del Transfire si
sviluppa in tre modelli: il Carbon 78 sotto il piede, il TI, uno sci un pochettino con una costruzione più importante, sempre 78 sotto il piede, e poi per non dimenticare il mondo donna, il Woman di colore bianco, più adatto alle caratteristiche delle donne, anche quello 78 sotto il piede. La costruzione del donna è un pochettino meno importante, questo per favorire quelle che sono le caratteristiche muscolari delle donne.